i dibattiti e le scelte che stanno cambiando il vecchio continente in Europeans. Bambini russi, tedeschi, francesi, britannici e serbi insieme per cantare l'inno europeo. Una scelta non casuale per la cerimonia che ha aperto ufficialmente le giornate europee del patrimonio tenutasi quest'anno a Belgrado. Una scelta altamente simbolica per il segretario generale del Consiglio d'Europa. Questa cerimonia è un tributo alla Serbia, paese che è parte integrante dell'Europa, da un punto di vista geografico, storico, culturale e politico. Ricostruire i legami culturali tra le comunità, contribuire alla stabilità del sud-est dell'Europa, valorizzando l'eredità culturale, obiettivi riaffermati a Belgrado nel quadro delle giornate europee del patrimonio organizzate su tutto il vecchio continente da Consiglio d'Europa e Commissione europea. Situata alla confluenza del fiume Danubio e della Sava, Belgrado è una delle città più antiche d'Europa. Civiltà neolitiche, gli antichi romani, gli ottomani, gli austro-ungarici, i bulgari, tutti hanno lasciato un segno. Un'identità culturale che, abbandonato il tracciato dell'ideologia, deve servire oggi piuttosto all'integrazione europea di Belgrado. Adesso ci troviamo a un crocevia. Possiamo parlare di eredità in Europa. Ma ho paura di un approccio di tipo nazionalista e totalizzante. Dobbiamo far leva sulle differenze della nostra eredità culturale che servono a rafforzare la nostra unità. Non associare cultura e ideologie è la battaglia del centro di decontaminazione culturale nato clandestinamente negli anni del regime di Milosevic. Per la direttrice del centro, l'identità culturale serba ha ancora molto cammino da fare. In questo momento credo che siamo coscienti del fatto che il problema dell'identità prima o poi si porrà. La grande eredità di cui disponiamo è costituita dalla presenza di ungheresi, albanesi, rom, ebrei. E secondo me questo è il miglior aspetto della Serbia. Il fatto che non ci sia una chiara identità, cosa che porterà a un conflitto intellettuale. Che ci aiuterà a mostrare il nostro passato con tutti i traumi che questo comporta. Un'identità che ha molte facce e che ha lasciato tracce sparse nella capitale serba, distrutta 40 volte nel corso della sua storia. Dopo la fine della Federazione Jugoslava, gli anni di Milosevic e i bombardamenti NATO del 99, la Serbia oggi è alla ricerca di un nuovo volto. Gli artisti serbi vogliono ricostruire. Il nostro problema è che non esiste un sistema di mercato. Abbiamo le capacità e le possibilità, ma non abbiamo i quattrini per produrre. E in questo contesto non siamo capaci di presentare le nostre produzioni in uno scenario più ampio quale quello europeo. Abbiamo problemi con i visti, è difficile viaggiare. Se non hai il visto non puoi andare da nessuna parte. Fare la coda davanti alle ambasciate dei paesi dell'Unione Europea è cosa che non fa notizia a Belgrado. L'Unione ha firmato un accordo che dovrebbe facilitare l'ottenimento dei visti per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali. Un'apertura attesa da queste parti. La Serbia partecipa per la prima volta quest'anno alla Biennale d'Arte Contemporanea a Venezia. Il suo rappresentante, Marijan Bajic, è uno dei massimi esponenti del postmodernismo in Europa. Abbiamo ancora sentimenti discordanti, paura di essere o non essere accettati a causa della nostra identità nazionale. Ci portiamo dietro l'eredità che ha scatenato le atrocità degli anni 90. Contiamo sulle nuove generazioni,
Erano bambini quando tutto questo è iniziato. Sono cresciuti con internet. Hanno uno spirito nuovo. L'arte conta molto su loro. Generazioni che ritroviamo nei locali notturni della capitale serba. Tra i nuovi gruppi del panorama musicale, gli Intruder, che quest'anno rappresenteranno il paese agli MTV Award per la categoria Nuove Proposte. Si definiscono gruppo etnopop. La nostra musica è influenzata da molti generi, ma non vogliamo essere catalogati. Abbiamo iniziato con la batteria, il basso, con la musica ambient e quella elettronica, ma non vogliamo restare prigionieri di un genere. Vogliamo avere il diritto di sperimentare. Boris Mitic è un regista molto conosciuto in Serbia. Il suo ultimo documentario ha fatto incetta di premi in diversi festival internazionali. Più si va ad est e più occasioni si hanno di filmare scene atipiche. Più si va a occidente e più tutto diventa noioso. Sto cercando di filmare le ultime immagini di questa dolce anarchia. Belgrado diventa poco a poco sterile, cosmopolita, nel senso peggiore del termine. Vado nelle zone rurali, dove posso fare riprese che realmente rappresentano la vita di questa gente. Tra patrimonio, guerra e modernità, l'identità culturale serba si conserva con i suoi paradossi e nella sua continuità. Le Pantere Nere, un'istituzione della cultura zigana a Belgrado. Niente è cambiato qui nel corso degli anni. La nostra musica non è cambiata. Cerchiamo di rendere felici tutti, anche quando le bombe cadevano. Gente da tutte le parti d'Europa e del mondo viene ad ascoltare la nostra musica. Facciamo parte dell'identità europea e ci sentiamo parte dell'eredità culturale del mondo intero. I couldn't have brushed in Europe, he said.